La sua testimonianza è una testimonianza che ci invita a riflettere e soprattutto ci mette di fronte al fatto che il tempo dà poi sempre ragione a chi opera nella legalità, anche se poi viene accusato di reati non commessi. La storia rimette tutti al proprio posto, diceva un mio caro amico sacerdote. Certo, nei momenti difficili è complicato pensare a quello che verrà in futuro. Le sofferenze del momento sono tante, difficili da comprendere soprattutto perché non capisci quello che sta accadendo, ti accusano di cose che tu non hai fatto e quindi è veramente dura perché c'è questa doppia faccia. Da una parte chi ha fatto cose concrete e le accuse che dimostrano esattamente il contrario rispetto alla realtà e sono cose che non si comprendono, non si accettano soprattutto, sono sofferenze fisiche e morali difficili da sopportare. Poi però effettivamente la storia riporta tutti al proprio posto, gli iter giudiziari per fortuna riescono anche ad andare a buon fine e poi ci sono queste giornate dove su questi terreni per esempio vedi tantissimi giovani venire da tutta Italia e capisci che le sofferenze, le scelte difficili sono state poi alla fine ricompensate e capisci anche quanto una persona singola, un'amministrazione può determinare in bene e in male il futuro del proprio territorio. Le scelte che in un certo momento possono sembrare veramente folli, come dicevo prima, incomprensibili, che non ti danno il consenso popolare, elettorale, alla fine insomma sono quelle che servono per far crescere i propri territori e dare una visione e uno sviluppo veramente importante al proprio paese. Questo territorio è stato il territorio che ha creato questa situazione così critica. Questo territorio è stato quello che ha sicuramente creato uno scontro durissimo tra un'amministrazione che voleva fare percorsi diversi, percorsi nuovi, perché capiva concretamente quello che circondava, no, il territorio, quello che era presente sul territorio, un'anomalia di associazioni che stavano divorando l'economia e il paese e poi tanta pressione, tanti condizionamenti e quindi questa amministrazione che cerca di reagire in tutti i modi, ripristinare la legalità come unico veramente modo per far crescere il territorio. Diciamo che abbiamo avuto le spalle forti, abbiamo resistito per 5 anni, sono stati anni duri, ma io credo che il buon esempio lasciato, le attività che l'amministrazione ha fatto alla fine sono state comprese e sono quelle che vengono portate ancora avanti all'interno dell'ente.